trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link no time to waste. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi location diversa dal solito perché siamo a Miami e nello specifico siamo davanti alla Powerhouse Gym, che è una catena molto molto famosa qui negli Stati Uniti. Quindi oggi andiamo a vederla, vediamo se farà parte delle migliori palestre del mondo, che è un format che stiamo facendo qui sul nostro canale YouTube. Quindi adesso andiamo insieme a vederla, ve la mostrerò un po' tutta e poi dopo faremo insieme un bel allenamento di glutei. Prima di iniziarmi ad allenare però facciamo un piccolo tour di tutta la palestra perché comunque ci tengo a farvela vedere. Allora, l'ingresso è subito molto carino, ci sono tutti questi divanetti tipo area relax, addirittura la TV per guardarsi, insomma adesso c'è tipo una partita di football o qualcosa del genere. Poi c'è tutta l'area shop, quindi tutta l'area dove si può acquistare dei vestiti sportivi, quindi toppettini da donna, felpe da uomo, eccetera eccetera. Entrando nella parte invece interessante che ci piace a noi, troviamo subito area cardio infinita, area cardio enorme con qualsiasi tipologia di macchinario, quindi dalle ciclette alle ellittiche, alle scale, tapis roulant a non finire, di tutto. Continuando sempre sulla stessa sala c'è diciamo la parte molto fitness, diciamo che mi aspettavo molti più macchinari in stile powerhouse, ovvero la powerhouse originale diciamo, ovvero macchinari caricabili a dischi e tutto quanto. In realtà è molto molto fitness, quindi sono tutti macchinari caricabili con carrello, quindi non caricabili a dischi. È molto molto bella, diciamo che c'è veramente un po' di tutto, da macchinari per le gambe, macchinari per la parte superiore, zone a corpo libero con kettlebell, alcuni attrezzi anche più specifici per le donne, quindi per allenare i glutei, eccetera eccetera. L'unica pecca è che era tutto molto confusionario, nel senso che non ho visto una vera e propria area solo gambe, oppure area solo petto, area solo dorso, ma erano un po' macchinari diciamo mischiati in qua e là. Anche gli spogliatoi tenuti benissimo, molto belli, devo dire veramente super super pulita. Mi aspettavo qualcosa di un pochino più old school, però insomma è veramente bella. Partiamo con il primo esercizio, diciamo che mi aspettavo molti più macchinari per le gambe, in realtà non ce ne sono moltissimi, per esempio anche di presse ce ne sono due orizzontali, ma a quanto mi sembra di aver visto in giro non ci sono presse a 45 gradi. Quindi primo esercizio andiamo a fare una pressa orizzontale classica, però focus glutei e femorali, quindi andiamo a mettere i piedi belli alti. Macchinari molto molto belli devo dire, scorrono veramente veramente bene. Questa marca Cybex, se non sbaglio si chiama, è molto molto bella devo dire, l'avevo già provata in alcune palestre se non sbaglio a Dubai ed è fatta bene. Oltretutto la manutenzione si vede che è top, sembra nuovissima perché veramente i macchinari scorrono, che è una meraviglia, e sono tutti perfetti anche a livello di tappezzeria e tutto quanto, quindi questo approvato. Anche se ci hanno fatto un po' smattare prima di entrare perché non andava bene fare i video, quindi abbiamo dovuto chiedere permessi per email eccetera, abbiamo dovuto aspettare più di mezz'ora, però diciamo che con la palestra si sono fatti abbastanza perdonare. Qua andiamo a fare 4 serie da più o meno 12 ripetizioni, come dicevo prima cercando di lavorare proprio sullo stretch, sul focus gluteo femorale, perché appunto l'allenamento di oggi sarà incentrato principalmente su quello. Questa è stata 10 minuti a guardare questa levetta cercando di capire cosa fosse. Ho capito che era un portatelefono. Sei venuto a disturbare. Fai tocchi pure la testa.
Dai! L'allenamento gambe aumenta il testosterone, quindi allungo un po' le mani. Allora, secondo esercizio, rimaniamo sempre sullo stesso macchinario, ma questa volta andiamo a fare la pressa con una sola gamba, sempre focus femorale gluteo. Questo è un esercizio che a me piace tantissimo. Considerate che da qualche settimana ho quasi smesso di fare esercizi di accosciata, quindi squat eccetera, perché avendo le leve molto lunghe, anche se non sembra perché sono bassa, però in realtà ho le gambe più lunghe rispetto al busto, avendo il femore molto lungo, finisce che tutte le volte che faccio squat attivo tantissimo il lombare e non mi sento per niente attivare glutei e femorali, gambe come dovrei, e quindi ho iniziato a sostituire molto con pressa una gamba eccetera eccetera, che invece sento un focus esagerato sul gluteo. Quindi questo esercizio super approvato. Questo esercizio, per attivare bene bene il gluteo, mi concentro tantissimo sullo spingere bene il tallone verso la piastra, e come avete visto tengo anche un po' il piede in fuori, perché per avere un bel focus gluteo mi sento più a mio agio se metto i piedi più in alto. Però ovviamente la piastra, essendo piccola, non ho abbastanza spazio per andare su con i piedi, quindi vado al limite, diciamo, per non perdere la stabilità, però per riuscire a spingere bene con il tallone. E poi altra cosa che mi aiuta molto è ricercare sempre molta connessione mente-muscolo con il gluteo, cercando di strizzarlo letteralmente durante tutta la fase del movimento. Vi rendete conto che se fate gli esercizi per i glutei cercando di strizzare sempre il gluteo mentre li fate, diventa tutta un'altra cosa. Terzo esercizio, leg curl. Solo 3 serie, ma vi assicuro che già dopo la prima direte ok, basta, vado a casa. Perché andiamo a fare 30 ripetizioni, quindi peso leggero, insignificante, anche se io le prime le vado a fare leggermente più pesanti e poi vado a scalare dopo. 10 classiche. 10 con la negativa più lenta e la positiva normale, e 10 con la positiva lenta e la negativa normale. Quindi vediamola insieme. Siamo al terzo esercizio, ce la posso fare. Comunque, macchinario molto bello anche questo, bel focus sul femorale, come è ovvio che sia, però fatto molto bene. Diciamo che quando non si è altissimi, non come me ovviamente, io sono altissima, non è vero, riesco a posizionarmi in modo corretto, perché magari spesso c'è il tappetino, che la panca che è troppo lunga, la panca che è troppo corta, e quindi non è sempre facile. Diciamo che dal 1,70 in sì, secondo me è molto più semplice. Però questo mi piace molto, anche regolandolo, bel focus, bella intensità, approvato. Do you come from a land down under? Ragazzi, mi era preso un colpo di quelli esagerati, stavo cercando disperatamente un rack o un multipower per fare l'hypnostyle multipower e non vedevo neanche un rack libero per fare squat libero. Ho dovuto chiedere a un ragazzo, abbiamo scoperto che c'è un'altra zona con l'area gambe, quindi magari troviamo delle macchine un po' più specifiche, vediamo. Ah, c'era anche la parte con i macchinari più cattivi. Ora si ragiona, ora mi sa più di powerhouse, perché quando siamo entrati abbiamo detto bella
Però non è come la powerhouse, macchinari cattivi, più con macchinari caricabili a dischi e tutto, ma era molto fitness, macchinari bellissimi per l'amor del cielo. Però questa zona qua è più cattiva, ci piace. Ho trovato un giochino interessante, una bella hip thrust machine, questa mi piace molto di più, nell'altra sala ce n'era un'altra della Panatta, ma a me quel macchinario là non mi convince per niente a livello di focus sul gluteo, invece questa mi piace molto perché ha questa fascia e non ha il classico salsicciotto tondo che si butta giù dall'alto, diciamo, e quindi si adatta secondo me molto molto meglio alla postura che uno preferisce tenere. Quindi adesso ci andiamo a fare un bel hip thrust, 4 serie, 12 ripetizioni. Adesso provo il carico perché da macchina a macchina cambia molto e a volte ci sono delle macchine, secondo me anche questa, che pur caricando poco si sentono tantissimo. Quindi adesso la proviamo e poi partiamo. Come immaginavo, non ho caricato niente, ragazzi, ma si sente tantissimo. È pesantissimo, ho messo 10 kg per lato, non so quanto sia questo macchinario, ma si sente come se fossero 80, cioè adesso metto un altro pochino giusto per ego personale, ma siamo già precisi. Donne, importantissimo, non smetterò mai di ripetervelo, hip thrust, testa ferma che guarda avanti, mento basso, e quando venite su dovete strizzare il gluteo e fare la retroversione. Se non fate la retroversione, il gluteo non si attiva, quindi mi raccomando, guardate bene come lo svolgo, perché così è e così deve essere fatto. Ultimo esercizio, non per importanza, andiamo di nuovo a sollecitare femorali e glutei con un good morning alla squat machine. Qua facciamo un 4 serie per 12 ripetizioni circa. Due serie, è finito. È finita la giornata dell'inferno. Allenamento terminato, come ho detto alla fine del video, qui dobbiamo mettere il disclaimer, non provatelo a casa perché è stato veramente bello bello intenso, però mi è piaciuto molto, spero sia piaciuto anche a voi. Comunque alla fine colpo di scena, perché stavo disperatamente cercando un rack per fare degli esercizi, non trovando, diciamo, thrust che mi piacesse a livello di proprio macchinario specifico, volevo farlo al multipower, ma non stavo trovando né multipower né rack. Disperata ho chiesto a un ragazzo e mi ha indicato un'altra sala, che è quella che avete visto e che era la parte più bella di tutta la palestra, perché comunque per chi è amante della palestra e chi è appassionato di palestra proprio, diciamo che le zone come questa, fitness e tutto, ovviamente sono bellissime, ma quando si vedono zone come l'altra con macchinari più strong, caricabili a dischi, macchinari insomma di una certa importanza, è tutta un'altra storia. Quindi super super contenta, palestra approvata. Se all'inizio mi stava piacendo solo guardando questa zona qua, avendo visto la seconda con quei macchinari abbiamo superato di gran lunga il livello e direi che possiamo tranquillamente inserirla tra le palestre più belle del mondo visitate fino adesso. Quindi ragazzi, io vi ringrazio per aver visto questo video, spero che vi sia piaciuto, mi raccomando come sempre supportateci, lasciateci un bel like, un bel commento e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e ci vediamo nel prossimo video. Visto che non ci torniamo più, ci siamo comprati qualcosina e Gianmarco mi ha gentilmente comprato una maglietta, in realtà è stata messa nel suo carrello a sua insaputa. A sua insaputa, ragazzi.